Ah, ma c'è anche lei? Matrimonio di Letta e Karius, tra gli scatti spunta anche la VIP più chiacchierata. La più bella di tutte. Di Letta Leotta e Karius hanno detto sì, le foto del matrimonio sono pazzesche, invitati VIP e lacrime, ecco cosa è successo durante le nozze dell'anno. Allora, facciamo un passo indietro, la giornalista televisiva di Letta Leotta ha detto sì a Loris Karius, il calciatore tedesco, in un'emozionante cerimonia che si è svolta sull'isola di Vulcano. La festa è stata una lunga giornata di 48 ore, con un'atmosfera di festa e divertimento che non si è mai interrotta per niente al mondo. La cerimonia si è svolta sul tema Aria d'amore ispirato alla figlia di Diletta. Ha visto la partecipazione di molti VIP, tra cui Elodie, che ha offerto uno show speciale durante la festa, ma anche Michelle Hunziker, amica di Diletta, che si è molto commossa durante la funzione. La più bella di tutte. Diletta Leotta e Karius hanno detto sì. L'abito da sposa di Diletta è stato un sogno, un look elegante e moderno che ha lasciato tutti a bocca aperta. La festa si è svolta presso un ristorante esclusivo, con un menù gourmet e un'atmosfera di lusso. Tra gli invitati speciali, ci sono stati anche alcuni personaggi famosi, come Chiara Ferragni, Michelle Hunziker, la figlia Aurora, Elodie appunto e tantissimi altri VIP italiani e stranieri. Il matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius è stato un evento unico e inimitabile, che farà parlare di sé per parecchio, proprio come i grandi matrimoni storici italiani, quello di Totti e Ilaria ad esempio. C'è da dire però, che nonostante sia stato un evento mondano ha stupito la genuinità delle nozze. Un matrimonio semplice e bellissimo. La testimone della sposta è stata Eleonora Berlusconi. E tra le tante VIP anche Elisabetta Canalis, Alice Campello, Lady Alvaro Morata e l'ex calciatore Claudio Marchisio. C'erano circa 160 invitati, molti dei quali sono già arrivati ieri per prendere parte al White Party prematrimoniale e festeggiare il compleanno di Karius che proprio nel giorno delle sue nozze compiva 31 anni.